Se parliamo di mercato mondiale, il calcio ha circa 3,5 miliardi di appassionati, una persona su due si professa tifoso di calcio e le stesse proporzioni vengono rispettate anche in Europa e in Italia. L'indotto rispettivo europeo e italiano sono circa 28,9 miliardi e 3,5 miliardi. Sono chiaramente dati pre-pandemici, quindi riferimento all'anno 2018-2019. Ciao, sono Alessandro Savoldi e sono il CEO e co-founder di Mise My Sport Exchange. Quando nasce Mise? Mise nasce nel luglio 2022. Io e il mio socio Gabriele stiamo facendo zapping banalmente in televisione. Stiamo passando da un documentario finanziario di Bloomberg a una partita di calcio di Premier League, mi ricordo. E c'era il tastino di Sky, quello per tornare indietro nei programmi. E abbiamo fatto da uno all'altro di questi due programmi e ci siamo detti: ma perché non abbinare questi due mondi che è il calcio e la finanza? Allora guardavamo passare la strisciolina sotto dove passavano tutte le varie aziende, quelle che salivano, quelle che scendevano. Ci siamo detti: ma perché non si può fare la stessa cosa con i valori dei calciatori e vedere come oscillano nel tempo, sia a livello storico, sia poi invece attualmente con proprio la strisciolina che dice questo è andato su, questo è andato giù, in base al mercato. Che cos'è Mise? Mise è una startup innovativa che di fatto prende 5.000 dati dal più grosso provider sportivo al mondo che è Opta, sintetizza questi 5.000 dati in 122 variabili che ci danno come output un solo dato real time che è la performance oggettiva del giocatore in tempo reale per l'appunto. Che servizi offrite? Noi offriamo tre linee di servizio. La prima è B2C, quindi ci interfacciamo con gli utenti, mettiamo a disposizione un gioco manageriale e una borsa di investimenti alternativa. Il gioco manageriale si fonda sulle prestazioni oggettive dei calciatori e mette a disposizione tutta una serie di dati e statistiche per i nostri utenti, mentre invece la borsa di investimenti prende il valore dei giocatori calcolati tramite analisi di regressione, divide questi valori un milione di volte, quindi ancora una volta faccio un esempio: Alessandro Savoldi vale 10 milioni di euro, diviso un milione sono 10 euro ogni pezzettino tra virgolette è un NFT che potrà essere negoziato sulla nostra borsa alternativa di investimenti, permettendo alle persone di investire su qualcosa di più riconoscibile, di più tangibile e che li appassiona. A chi vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo a un pubblico che tendenzialmente è tra i 18 e i 42 perché è il cluster di popolazione con la maggior densità di appassionati di calcio. La verità è che nelle varie linee di business abbiamo diversi interlocutori. Nel B2C è quanto appena detto, mentre nel B2B, quindi la vendita di dati, si rivolgerà su due linee di business. La prima è quella di vendita di dati alle squadre sportive, dove è molto importante la customization del dato, quindi prendere dei dati e cercare di modificarli il più possibile per entrare nel merito. La seconda invece è quella dei centri media, quindi andare a vendere i nostri dati grezzi ai centri media affinché siano disponibili e divulgabili. Quali sono i prossimi obiettivi? Ad oggi Mise ha fatto un primo round di investimenti, abbiamo raccolto circa 325.000 euro, ad oggi dobbiamo fare il nostro secondo round, quindi sicuramente il primo step è raccogliere 1,5 milioni con il secondo round che imbasteremo a breve, dovremo chiuderlo entro marzo del 2023. Dopodiché con i soldi disponibili Mise andrà su due linee parallele praticamente, consolidare il proprio marchio in Italia e cercare di affermarsi come brand di dati soprattutto, parallelamente andare a espandersi all'estero cercando di inserire persone di qualità e portando il proprio business anche, ripeto, al di fuori del mercato italiano. Perché investire in Mise? Innanzitutto Mise è un'idea innovativa e il mercato è sostanzialmente inesplorato. Ci sono molti dati che portano il mondo dello sport a incrementare la mole di statistiche a disposizione dei vari interlocutori, quindi degli allenatori, dei presidenti, dei giocatori stessi per migliorare le performance, per prevenire gli infortuni, quindi il mondo sportivo si sta spostando verso quella direzione e Mise è uno dei first mover in questo senso perché ci sono poche aziende sul mercato che fanno raccolta dati e soprattutto customization del dato. Mise oltretutto cerca di avvicinare giovani alla finanza, cercando di portare un po' di valore aggiunto a un paese che è 56esimo per cultura finanziaria e si fa a un mercato che è un evergreen, perché il calcio è sicuramente molto passionale, ha un commitment molto forte, i dati citati prima sicuramente portano questo mercato sempre a crescere e a esplorare nuovi mondi e Mise sfida il mercato a essere uno di questi mondi.